detto e la principessa ha sono fidanzati. Sapete che significa che sono fidanzati? Che stanno vicini vicini e sono molto felici. Ma la regina, che è la matrigna del principe, è cattiva, ma proprio cattiva, ma cattiva, cattiva, praticamente una schifezza, e vuole che lui sposi la figlia della regina delle rane solo perché è amica sua e perché tiene i salti. Avete capito? Noi la dobbiamo aiutare, i due fidanzati a sposarsi. Siete d'accordo? Sì! Allora mi date una mano? Sì! Posso contare su di voi? Sì! Va bene! Sento dei passi! Ma chi è? Se ne siete riflessi? Vabbè, io vado. Sono così infelice. Come fa la regina a pensare che potrò vivere in ostacolo? E con la principessa delle rane come moglie, la mia matrigna, la regina, vuole che la sposi perché ha un tesoro nel fondo dello stagno. Allora, adios.
devi andare nel bosco, io ti raggiungerò più tardi. Va che devo organizzarmi con i bambini. Vai, vai! Subito, subito! Allora, bambini, sentite a me. Ogni giorno, fra poco, la regina farà una passeggiata nel posto. Io mi nasconderò vicino allo stagno e farò finta di essere la principessa delle rane. La tratterò male. Ma che hai detto? Vuoi essere la principessa delle rane? No, faccio finta, mi nascondo, allora l'ho mai seguito, seguimi. Io mi nascondo e faccio finta di essere la principessa. No, la tratterò male, così lei cercherà di prendermi. Allora le darò un calcio e la butterò nello stagno. A questo punto voi mi dovete chiamare Agnese. Forte, forte, proviamo? Quando io dico tre, voi chiamate Agnese. Uno, due, tre. Oh, ma più forte, non ce la fate, non si sente. Uno, due, tre. Così la dovete chiamare dopo, non vi dimenticate, bravissimi. Allora è tutto chiaro, siamo d'accordo? Io vado nel bosco. Torni tu, il mio bene, tutto spazio di fiori. Torni, torni, mio bene, tutto spazio di fiori. Oh, ma ti vi farà fare il ballo del catalicammello e noi ci vediamo fra poco.